Ma buongiorno Topino! Oh, buongiorno Topolino! Siamo appena svegliati. Prima cosa che facciamo è scendere per vedere se deve fare la plin plin. Vedi un po' che devi fare. Apriamo la porta, guarda che abbaia dal piano di sopra. Quindi ti vedo, mami! Eccolo! Sì, l'ha appena fatto, ragazzi! Il problema è che ora ci passerà sopra, ecco appunto. E farà tutte queste improntine carinissime. Non so se vede lui quanto è felice di vedere Wendy. Amore, scendi! No, 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 scendi giù tu. Ciao, tu hai dormito su oggi, eh? Il pazzo che ha preso, il giochino. Buongiorno ragazzi, finalmente vi posso dare buongiorno. Amarok è lì che non vedo l'ora di scendere. Vieni qua, vieni al bagno con mami. Ragazzi, mi sono appena svegliata. Questa è la mia faccia appena sveglia. Questi sono i miei capelli, ma fantastici. Devo ancora fare tutto. Oggi è sabato, ma ci siamo già svegliati perché lui giustamente comincia a darmi 1800 baci. Però devo dire che in linea generale mi fa dormire. Stanotte si è alzato per fare la cacchina, quindi è stato bravissimo. L'ha fatta sulla traversina. La mattina io purtroppo non connetto velocemente, quindi non faccio in tempo a portarlo in giardino. Poi ieri sera ha piovuto, quindi non potrebbe neanche uscire. Altrimenti, alcune volte è stato bravissimo, ha aspettato di farla in giardino la mattina. Quindi diciamo che più o meno stiamo andando sulla giusta direzione. La mattina lui è qua che mi fa compagnia. Vero? Comunque, per chi si fosse perso il video dove vi presento il cucciolino nuovo, ve lo lascio nella scheda info. Adesso io mi lavo il viso, mi tolgo l'Invisalign, o meglio, l'apparecchio di contenimento notturno dopo l'Invisalign, e poi andiamo a fare colazione. Ragazzi, che bravo! Sto facendo di nuovo la cacchina sulla traversina. C'è mia madre che fa colazione. Questa invece è la mia. Ho fatto questo plum cake alle mele. E yogurt, iper buono. Non è carino, ma è buono. Un po' di latte e via. Invece per lui, perché Gwenda la mattina non mangia. È vero, amore. Tu mangi una volta sola. Gli facciamo la ciotolina. Sì, ciotolina, ciotolina. Un cucchiaio di questi qua che mangiava prima. E un cucchiaio di questi nuovi all'agnello. Ok, due cucchiai. Shakeraggio. Shakeraggio sei in cucina. Purtroppo dobbiamo far così. Gwenda in cucina e lui qua. Oh, la pappa, amore. Oh, la pappa, la pappa. Mangia un po', facci vedere quanto sei bravo. Oh, faccelo vedere. Timido in telecamera. Vai, fai la pappa un po'. Eccolo qua che mangia il ragazzo. Il bello è che quando vuole è super mega veloce. Quindi lo lasciamo fare un po' qua. Niente, stamattina ho voluto mangiare anche Wendy. Wendy, ma che ti succede? Stai diventando una cicciottella. Senti, una cicciottella, mami. Qui ho tagliato il mio plum cake. Latte preso. E poi eccolo lì. Mentre faccio colazione si mette a giocare con il narvalo, che è più grasso di lui. Si mangia l'etichetta, mica altro. Cerca di far suonare il fregnettino dentro. La cosa assurda è che si mette sempre lì perché c'è il sole della finestra. Quindi la viziata se lo guarda da qui, vero mami? Solo tu puoi salire in braccio mentre faccio colazione. Sbagliato. Non lo lascio un attimo, non capisco se lo fa in maniera affettiva o se è cattivella. Ma non è vero, quindi non è cattivella, sono un po' rompina. Quindi piace tanto Amaro, ci fa anche dare i bacini alle orecchie. Vito mio. Allora ragazzi, è dentro il momento di un pochino di skincare, di prendermi cura di me, perché è come quando nasce un neonato, state sempre presso a lui, non riuscite più a fare nulla. Io sto ricominciando da poco, giusto perché ho preso ad ingranare meglio il tutto. Cioè, guarda, è ancora che abbaia perché stanno cercando di giocare. Ah, io vi faccio vedere brevemente cosa utilizzo questi giorni per fare una routine super veloce, easy, quick. Metto la mia fascetta. Prima detergo il viso con questa mousse di Origins e utilizzo il Luna 3 di Foreo insieme per andare a detergere a fondo la pelle. Dopodiché utilizzo l'UFO, che è sempre di Foreo, con delle nuove mascherine che sto provando in questi giorni e mi sto trovando da Dio. Non hanno bisogno di essere risciacquate, ve le faccio vedere brevemente. Queste qui sono tutte nuove, tutte pastellose, come potete vedere.
vedere. Amo la follia, questa al cocco, mi sa che ve l'ho già fatta vedere. Mi sa che oggi andrò a fare la Glow Addicted, che è questa qui, è rosa. Illumina la pelle spenta, dona un incarnato, un aspetto sano e luminoso, cosa di cui ho bisogno. Intanto inizio con la detersione. Bagno un po' il viso, intanto come saprete, credo, anche se non ho ancora caricato il video perché penso lo farò dopo di questo, mi sono fatta il microblading alle sopracciglia, quindi anche il fattore detersione in questi giorni l'avevo un po' lasciato al caso, diciamo così, e non va assolutamente bene, quindi devo riprendere proprio a fare tutto. Comunque sono strafelice che voi siate così interessati al fattore cucciolo, mi chiedete sempre come sta, come va anche con Gwenda, perché io avevo manifestato il mio malessere, diciamo così, prima di prenderlo, proprio perché Gwenda è molto gelosa e molto attaccata a me, insomma un po' a tutti in realtà della famiglia, e quindi era una situazione un po' così, che non si sapeva bene come sarebbe andata. In realtà va tutto bene, cioè per ora sembra andare tutto bene. Oddio, punto delicato, aspettate. L'unico problema ce l'hanno col cibo, come avete visto devo chiudere Gwenda in cucina e poi darlo a lui fuori, però a parte quello proprio nessun problema, riescono a dormire bene nel letto insieme anche con me, cominciano a darsi i bacini da qualche giorno, quindi insomma per star con noi da soltanto un mese direi che sta andando bene. Ok, finito il trattamento, velocissimo, sciacquo tutto, ecco qua che inizia. Tra l'altro stiamo anche rivoluzionando un po' il salone, quindi oggi pomeriggio penso che andremo proprio da Ikea, anche per portare Amarok a fare un giretto, perché è abituato a uscire almeno una volta al giorno, così si abitua anche al guinzaglio. L'unico problema è che appunto ho già piovuto, quindi non me la sento di farlo camminare per strada, nel parco, eccetera, come invece lo porto il resto dei giorni, e quindi insomma penso che andremo lì anche a vedere qualche mobile magari che ci serve per questa rivoluzione. Quindi ragazzi, io finisco qua i miei trattamenti e dopo ci andiamo a vedere almeno una puntatina di Gossip Girl. Prima di metterci a vedere Gossip Girl però c'è un'altra operazione da fare, il lavaggio degli occhietti, che i chihuahua li hanno molto delicati. Ho trovato questo nei negozi appunto di animali che mi piace particolarmente, perché ha la camomilla, potete anche farlo voi tranquillamente, visto che io molte volte non ho tempo di stare lì e fare effettivamente la camomilla, come però io ho fatto all'inizio perché aveva proprio dei mega caccoloni. Che bello, in questo video si parlerà di pipì, cacchine e caccoloni, fantastico. Lui che cerca di buttarsi dal letto, quindi io faccio così, lo metto direttamente su un dischetto e ce l'ho pronto, insomma. Tra l'altro lo passo anche a Gwenda, quindi si prende il cucciolo magari dall'altro lato e lo si fa sperando che sia nel mood. Ok, bravo, bravo Amarok, bravissimo mamma. Ci sono dei giorni che non ce lo fa fare. Ed eccolo qua, pulito, è freschissimo, è bacionissimo. Poi prendiamo Gwendy invece. Lui invece è mega geloso, devono stare sempre tutti e due così, ve ne rendete conto. È un bacino Gwendy. Non lo diamo? Tu aspettami un attimo qua. Prendiamo un altro dischetto e li puliamo a Gwendy, che invece Gwendy non gli piace proprio. Niente, con Gwendy è praticamente impossibile. Quindi buona la prima. Mentre loro tentano un altro approccio di gioco, perché lui poi si stanca subito e non vuole neanche che Gwenda gli rubi i giochini. Lei scodinzola, quindi non penso che gli dia proprio fastidio. Se è il suo giochino preferito praticamente. L'ha distrutto. A lui piace un sacco mozzicare la qualsiasi. Fondamentalmente nulla di mio, per fortuna. Tutte cose sue. Poi guardate come si guarda Gwenda, che si avvicina al gioco. È uscita la terza parte di Sabrina, però io mi vedo Gossip Girl. Qui sto continuando la mia maratona Gossip Girl. Qui abbiamo il piccolino da una parte e Gwenda invece è di qua. Sta facendo un piccolo lavaggio gamba. Tra l'altro guardate che foto che gli ho scattato prima. C'ho questi occhi che sono una favola, sembra un serpente qua. Comunque vi ho chiesto consiglio su Instagram per i giochini da prenderli, perché questo è l'unico che non ha ancora distrutto perché è tipo di pezza, però tutti i peluche che all'interno hanno quel materiale orribile che se lo ingeriscono alla fine, ogni volta che lui li apre glieli devo togliere proprio perché sono terrorizzato. Ho sentito mille storie che se ingeriscono quella robina che è all'interno, che non è gomma più ma è proprio una qualcosa di plasticoso, si deve addirittura operare o nel peggiore dei casi è proprio la fine. Quindi io terrorizzata ogni volta che vedo che lui li apre glieli tolgo e
li butto. Ho provato alcuni a ricucirglieli, ma ogni volta lui va sempre in quel punto e li riapre. Quindi ho appena fatto un ordine su Zooplus. Non è una collaborazione, magari lo fosse perché ci sarebbero un sacco di cose da prendere, ma io ogni volta oppure o vado da Moby Dick, che è il negozio, insomma, penso ce ne siano un po' sparsi per l'Italia, oppure vado appunto su Zooplus. Vi faccio vedere i giochini che ho preso, visto che questo è una morning routine, ma tema cucciolo, quindi mi fa piacere aiutare anche voi se state cercando questo genere di articoli. Mi avete consigliato tantissimo o i giochini Kong, che io avevo preso a Gwenda quando era piccola, e sono quelli dove ci si mette anche lo snecchino dentro, che sono fatti di un silicone molto 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 duro. Mi pare che quello nero sia proprio il più resistente in assoluto. Io però ho preso quello Pappi, che avevo visto anche da Moby Dick l'altro giorno, io lo volevo prendere, ma alla fine ho detto no, vabbè, perché magari non gli piace eccetera eccetera, però a questo punto preferisco piuttosto che stare sempre con l'ansia di quei giochini che lui può aprire. Poi gli ho preso un giochino in corda, perché mi avete consigliato tantissimo quelli in corda, quindi ho preso questa scimmietta fatta tutta di corda di cotone, tra l'altro, così anche se dovesse ingerirla non ci dovrebbero essere problemi. Poi ho preso questo, di cui non sono pienamente convinta, però vedremo, che è un albero di Natale con la cordicella. E poi ho preso questo set, che è un po' femminile, ma comunque insomma se lo farà andare bene, che ha sia l'ossettino sia la corda. Poi vabbè, ho preso questi qua, ve li faccio vedere, che sono dei pads imbevuti di sostanze tipo aloe eccetera eccetera, per pulire le orecchie. Io questi li uso anche per Gwenda. 50 pezzi, 5 euro, quindi dai, diciamo che più o meno va bene. Poi ho preso questo qui, che è uno shampoo per cuccioli, ipoallergenico, delicato, eccetera eccetera. E poi ho preso l'asciugamano in microfibra, questo qui ce l'ho anche per Gwenda. Quindi niente, questo è il mio shopping. Tra l'altro si è fatta l'una, mia madre e mia sorella sono andate a fare il passaporto, io invece devo editare una foto di quelle che abbiamo scattato qualche giorno fa insieme a Giulia. Qui abbiamo loro due che giocano, Amarok ha appena fatto il pranzetto, mia madre stende i panni e io sto pranzando, ragazzi, molto velocemente. Siete sempre Gossip Girl, un pezzetto di lasagna. Qua c'è quella per mia madre e mia sorella, mio padre appena tornato dal lavoro ce l'ha qui. E nulla, ragazzi, questa è stata la mia morning routine con il nuovo cucciolo. Stanno giocando, però aspetta, vi voglio far vedere. Guarda. Mi ricordo che Gwenda ha 10 anni, si può fare tutto. Quindi dicevo, spero che questo video vi sia piaciuto. Speriamo di vederci presto e vi mando un bacio.